Vogliamo costruire un fisco alleato di chi fa impresa e produce ricchezza. La politica monetaria più severa avrà ripercussioni sulla nostra economia. E il nostro debito è il più grande d'Europa. Questa è la visione con la quale stiamo affrontando le tante sfide aperte. I dati che già vediamo essere molto positivi sull'occupazione e sull'economia. Un pessimo decreto lavoro. Perché sotto una certa soglia non si può neanche chiamare lavoro perché è sfruttamento. Bisogna stemperare il clima politico. Il nostro sistema produttivo è caratterizzato da un elevato grado di solidità. Migliaia di crediti incagliati a seguito dell'espansione del superbonus. Sul MES, contraddizione tra Giorgetti e la Meloni. Hanno anche la responsabilità di far rispettare all'Italia gli impegni internazionali. Il governo allo sbando. L'economia italiana è parte di quella europea. L'Italia è piccola, non gioca nessuna partita sulla quantità, gioca sulla qualità. L'Unione Europea ha bisogno di una politica industriale comune. Spero si risolvano al più presto rispettando gli impegni internazionali con la ratifica del MES. Buongiorno, ben ritrovati all'Aria che tira estate. Esami di maturità, secondo giorno, matematica allo scientifico e latino al classico, con una versione da un testo di Seneca intitolata Chi è saggio non segue il volgo. Solo ieri riconoscevamo con grande franchezza che nel suo bilaterale a Parigi Giorgia Meloni avesse dato una grande prova di maturità politica. E allora noi oggi ci chiediamo, ma ieri a Roma i suoi hanno fatto altrettanto? Ci viene da dire non proprio. Infatti ieri è uscito un parere del Tesoro, che tradotto significa Giancarlo Giorgetti, il ministro dell'economia, sulla ratifica del Fondo Salva Stati, il MES, che l'Italia, unico paese in Europa, ancora non ha adottato. Ebbene, quel documento scrive, in quel documento si leggono cose molto chiare. Il via libera al MES non comporterebbe oneri supplementari per le casse dello Stato, non aumenterebbe i rischi finanziari, anzi cementerebbe ancora di più il legame, la coesione tra paesi europei e forse addirittura potrebbe avere un effetto positivo sullo spread. È vero, la battaglia contro il Fondo Salva Stati è stata una barricata che in passato ha accomunato le destre sovraniste con i populisti euroscettici. Ma oggi all'Italia che cosa conviene davvero? La Lega, contrariamente a quanto pensi, il suo ministro Giancarlo Giorgetti, appunto, non vuole ammainare la battaglia anti-MES. E allora forse conviene ritornare proprio a Seneca. È saggio non seguire il volgo o l'Italia deve onorare un debito con quel volgo a cui abbiamo fornito una propaganda di un certo tipo? Il filosofo latino, nella sua lettera a Lucilio, peraltro invita il saggio ad una vita ritirata all'insegna dello studio e della sobrietà, precisamente quello che non è avvenuto ieri in Senato, perché la maggioranza è andata sotto sul decreto lavoro, il decreto bandiera del primo di maggio, per l'assenza di due esponenti di Forza Italia, assenti perché impegnati in un cocktail di compleanno. Insomma, la sensazione è che per Giorgia Meloni veri grattacapi, altro che esami di maturità, le provengano dai suoi alleati, da una Lega che forse ha troppe guide e da una Forza Italia che, scomparso Berlusconi, non ne ha nessuna. La penseranno così i nostri ospiti? Glielo chiediamo subito. Do il benvenuto a Goffredo Buccini, editorialista, inviato speciale del Corriere della Sera. Buongiorno ciao, Goffredo. Francesco. Saluto e ringrazio Francesco Paolo Sisto, Forza Italia, vice ministro alla giustizia. È un piacere rivedere il direttore del giornale, Augusto Minzolini. Saluto Gianni Barbacetto, firma ciao del Fatto Quotidiano. Da Bruxelles, collegata con noi, Alessandra ciao Moretti, del Partito Buongiorno, Democratico. Francesco Paolo Sisto, devo partire da lei e buongiorno, mettiamo subito le mani al piatto sul MES, anche perché sì, ieri si è deciso un rinvio ad oggi sull'esame della ratifica di quel trattato. Come andrà a finire? Alla fine Forza Italia voterà a favore o contro la ratifica del MES? Ma io credo che il governo sarà compatto anche, diciamo la compagine governativa sarà compatta anche in questo frangente. Noi abbiamo una capacità, secondo me, utile di discussione interna,
di valutazione delle posizioni di ciascuno, però poi il voto non potrà che essere unitario, quindi saranno poi, diciamo, le soluzioni sono quelle trovate in modo assolutamente unitario. Allora, abbiamo capito che sarà compatto il voto, certo. Non abbiamo capito se sarà sì o no. Le dico, poco fa il capogruppo dei deputati della Lega ha detto la linea della Lega è molto chiara, non va ratificato, quindi voterete tutti no. Io penso che ci sarà un confronto poco prima del voto per evitare che ci possano essere spaccature. Devo dire complimenti alla Presidente Meloni che riesce a gestire i rapporti internazionali in modo assolutamente saggio, e questo è già un punto di partenza molto rilevante, perché l'immagine europea del nostro paese, qualcuno diceva che sarebbe stata compromessa da questo governo, mi sembra che abbia acquisito punti in maniera evidente. Quindi, diciamo, sono convinto che una soluzione si troverà, sia pur nelle dinamiche. Qualche volta abbandonare qualche radice non è male, se serve per io dico un passo indietro per farne due avanti. Non è una cattiva soluzione. Ovviamente il vice ministro non ha bisogno di essere glossato, però che cosa hai compreso, Goffredo, dalle sue parole? Sisto riempie la nostalgia che abbiamo della Democrazia Cristiana, perché io non ho capito un accidente di quello che ha detto, sono particolarmente stupido, però secondo me c'è anche un quid che ci mette lui. Da certo. Neodemocristiano, che è un complimento, non è un'offesa. Quindi, tutti i complimenti me li prendo, riempi la nostalgia della DC che c'è nel nostro paese. No, il MES, allora, parafrasando Seneca, si potrebbe dire che è astuto ingannare il volgo, nel senso che è una frescaccia che i sovranisti hanno raccontato agli italiani per anni, che il MES sia il demonio. Il MES, innanzitutto chiariamo una cosa, se lo ratifichiamo non siamo per niente obbligati a prenderlo, quindi noi siamo l'unico, questo è facile. E questo però va detto continuamente, se no non si capisce. Allora, noi siamo l'unico paese che non l'ha ratificato, come dire, attirandoci addosso non esattamente la simpatia dell'Europa, anche perché siamo in costanza di crisi bancarie. Cioè, in una situazione di crisi bancaria come quella che abbiamo visto fino a qualche settimana fa, essere l'unico paese che blocca il meccanismo di paracadute per le crisi bancarie non è una bella posizione per l'Italia. Non siamo in alcun modo obbligati a prenderlo, quindi è evidentemente merce di scambio, non solo, è anche bandierina. Nel senso che, siccome la narrazione sovranista fino a un anno fa, fino a che la Meloni, viva Dio, sulla strada del governo non è diventata una persona diversa da quella che diceva di essere, il MES era il demonio. E quindi adesso, siccome loro hanno il problema di non perdere tutta la loro constituency, continuano a dire che è il demonio. Però questa contraddizione sta scoppiando, e Giorgetti, che è uomo di buon senso, oltre a essere bocconiano, oltre a essere draghiano, gliela sta facendo scoppiare in pieno. Ratificarlo senza, diciamo, senza prenderlo, potrebbe essere una soluzione di mediazione. Allora, voglio coinvolgere Augusto Minzolini, perché secondo me, al di là del bizantinismo democristiano che dice lui, riconosceva dice Goffredo, lui, però una cosa chiara, Sisto l'ha detta, forse bisogna rinunciare a qualcosa delle proprie radici, fare un passo indietro per farne due in avanti. Rinfreschiamoci un attimo la memoria. Che cosa diceva Giorgia Meloni, non solo quando era all'opposizione, ma anche appena si era insediata al governo, rispetto al MES? Lo ascoltiamo e poi ti chiedo dove vedi davvero i profili di criticità su questa partita, Augusto, dopo il blob. E il fondo salva stati è una trappola per topi. Con queste modifiche il fondo salva stati diventerà sempre più un fondo salva banche. Se noi non restituiamo 36 miliardi di euro in un anno, vuol dire che fra un anno, mentre noi ancora dobbiamo restituire i soldi che ci hanno prestato, le condizionalità diventano condizionalità pure e ci entra la troica dentro casa. E ci ritroviamo di fronte a quello che anche in questa occasione drammaticamente si conferma come un banale comitato di affari di usurai. Noi abbiamo dovuto salvare le nostre banche, lo abbiamo fatto con i soldi degli italiani, anche sulla base delle norme europee molto rigide nei nostri confronti. E cosa significa quando ti entra la troica dentro casa? Manovre lacrime e sangue, significa probabilmente essere costretti alla ristrutturazione del debito, significa il default delle banche, significa vedere sparire i soldi dai conti correnti. Money,
Allora, direttore Mizzolini, la partita del MES è complicata dentro la maggioranza perché la ratifica mostrerebbe l'incoerenza di Giorgia Meloni rispetto a posizioni del passato, o i veri problemi stanno in casa Lega, dove quel documento uscito dal Tesoro ha fatto molto arrabbiare lo Stato Maggiore salviniano e non sembrano per nulla intenzionati a fare quel passo indietro per fare due in avanti di cui parlava poco fa Sisto? Guarda, partiamo da una premessa, perché mi sembra che diciamo il dibattito degli ultimi due giorni, mettendo in mezzo MES, decreto lavoro e via dicendo, sta un po' confondendo le acque, nel senso la premessa è che questa maggioranza non cade né sul MES né sul lavoro, per cui togliamo questo elemento qui, per cui andiamo avanti in una specie di, diciamo, di polemica sul nulla. Quello che io vorrei invece, ma questo dovrebbe esserci a destra come a sinistra, di affrontare temi come questo con molto molto pragmatismo, nel senso, noi siamo abituati a fare del MES, che gli italiani neanche sanno, una specie di ideologia in un modo o nell'altro, per contro o a favore. Il problema semmai è un altro, è quello di vedere se ci conviene o meno, o se il nostro, diciamo, atteggiamento restio a firmare il trattato, a ratificare il trattato, ci può servire per intervenire e trattare su un tema che secondo me è anche più importante per alcuni versi, cioè ci tocca di più, che è la riforma del patto di stabilità. Se è fatto in questa maniera, io credo che allora anche l'atteggiamento da parte del governo e da parte di questa maggioranza ha un senso. Per cui lì mi sembra che il problema è un po' più grosso, perché chiaramente ci interviene di più. Il MES lo puoi utilizzare o meno, il patto di stabilità è una cosa che ci interviene invece, diciamo, ogni anno rispetto, diciamo, al nostro bilancio. Per cui io non ne farei una questione enorme, dico soltanto che temi come questo, soprattutto che riguardano l'Europa e riguardano trattati, vanno affrontati non facendone diciamo delle bandiere o temi da scontro ideologico, per cui tu misuri l'europeismo su questo o su altro, ma invece andando a vedere il provvedimento, se ci conviene o meno, o se ci conviene dire no per un momento, se non ci cambiano il patto di stabilità, e cominciare una trattativa con l'Unione Europea. Credo che la cosa giusta da questo punto di vista, su cui dovrebbe caratterizzarsi la posizione di un governo di centrodestra in Europa, è proprio esattamente questo: stare lì, trattare e fare gli interessi del paese. Secondo te come andrà a finire, Mizzolini? Perché l'Aula dovrà votare. Ma io penso che alla fine, cioè, passerà, ma casomai con la clausola o comunque con l'impegno a non prenderlo. Però ti ho detto, certo, se noi vediamo solamente il MES, cioè noi non ci rendiamo conto che la questione in questo momento è un po' più delicata e riguarda diversi tavoli. Chiaro, è chiaro. Come ricordava Mizzolini, ieri non solo ci sono state fibrillazioni sul MES, ma anche sul decreto lavoro. Nessuno ha in mente qui di profetizzare crisi di governo nell'immediato, però di incidenti di sicuro dobbiamo parlare. Allora ripartiamo dalla giornata di ieri. Prima uno legge la relazione, quindi la leggo, approfondisco e poi farò dichiarazioni. La ratifica del MES sarebbe vantaggiosa per l'Italia, lo mette nero su bianco il Ministero dell'Economia in una relazione presentata in Commissione Esteri alla Camera, dove scoppia il caos. Ci sono pareri tecnici che vengono espressi da alcuni tecnici, ma poi la decisione è sempre politica. E quindi ci sarà il tempo e l'approfondimento sulle questioni tecniche e sulle scelte politiche. Dopodiché la Lega ha sempre avuto una posizione sul MES. Non è che Giorgetti ha cambiato idea, no? No, Giorgetti non ha cambiato idea, la Lega non ha cambiato idea. Noi in questo momento non firmiamo e non ratifichiamo il MES. L'imbarazzo della maggioranza è evidente, chiesto un rinvio di 24 ore. Oggi la commissione si riunirà nuovamente e si attende un parere del governo. È una follia, una commedia grottesca che va a danno dell'Italia, che è bene che finisca il prima possibile. Fa parte tutto di un teatrino ridicolo, semplicemente devono cambiare idea e non sanno come fare. Le opposizioni intanto attaccano e tornano anche sulla questione fisco, nonostante Nordio in mattinata aveva replicato che la sua idea di semplificazione normativa non strizzava certo l'occhio agli evasori fiscali. Lo dicevo ieri in aula, lo ritorno a ribadire qui, ci spieghi il governo Meloni se la linea è quella di usare la clava con i poveri e dare le carezze agli evasori. Noi non siamo d'accordo. Direi di fare polemiche
che però abbiano un senso su contenuti, cioè parlare di cose astratte non ha senso. Per ora parliamo del DDL Nordio. E come se non bastasse, ieri il governo non è riuscito in prima battuta ad approvare gli ultimi emendamenti al decreto lavoro. Mancavano i numeri. Mancava tutto il gruppo di Forza Italia in commissione bilancio. Questo è un problema politico all'interno della maggioranza. Un brindisi per il compleanno del senatore Damiani, secondo invece la versione di maggioranza, avrebbe ritardato la presenza dei parlamentari di Forza Italia. Chiedevo, per quanto riguarda la riunione della commissione, uno spostamento almeno di un quarto d'ora. La commissione bilancio si è riunita, non ha atteso il quarto d'ora, purtroppo, e si è finita questa votazione 10-10. Non c'è alcun problema politico, non c'è alcuna volontà politica, ma soltanto un impegno che avevamo. Allora, Barbacetto, ieri la maggioranza è inciampata su un calice di prosecco o in realtà è un incidente che ci dice qualcosa di più dei rapporti dentro il centrodestra, soprattutto dopo la scomparsa di Berlusconi? Ma è chiaro che gli incidenti, quando capitano una volta, sono incidenti. Quando si ripetono vuol dire che dicono il clima, insomma, raccontano un clima. E questo è il clima che c'è nella maggioranza di governo, e cioè un clima in cui ciascuno sa che questo governo non deve cadere, ma che dentro questo governo ciascuna componente deve far vedere i muscoli per cercare di far, diciamo, anche per accontentare i propri elettori. E quindi la Lega da una parte deve far finta di essere contraria al MES, che alla fine sarà approvato. Dall'altra parte Forza Italia deve far finta che Berlusconi ci sia ancora e che quindi promettere di riuscire a tenersi insieme e rimanere unita, quando sa benissimo che senza Berlusconi Forza Italia non c'è più. È già finita. Quindi viviamo questo momento, poi dopodiché il MES sarà approvato. Io ho capito da cronista tre cose da questa bella teatrino sul MES. Uno, ho capito che c'è chi vuol fare dell'Europa un mercato dei tappeti, in cui tu vai lì a mercanteggiare: se io ti approvo il MES, tu poi mi dai qualcos'altro in cambio. Lo fanno tutti i paesi. Questa è la prima cosa che ho capito. La seconda cosa che ho capito, ma l'avevamo già capito tutti, è che c'è una Giorgia 1 e una Giorgia 2. La Giorgia 1 è quella sovranista che diceva che il MES era non il diavolo, peggio del diavolo, e la Giorgia 2 è quella invece che è la più filo Europa e la più filo NATO mai vista al mondo. La terza cosa che ho capito è che la Lega deve, poverina, tirar su le sue bandierine, perché altrimenti nessuno se la fila. Ecco, queste sono le tre cose da cronista che capisco. Dopodiché questo governo andrà avanti, e andrà avanti nei litigi, l'efficienza sarà gravemente limitata. Certo. Dalla conflittualità interna. Allora, Sisto, devo venire da lei, poi arrivo dalla Moretti, perché molto, sorrideva molto... No, mentre fare un salutino, l'analisi di Barbacetto. Siamo qua col nostro 12%, sarà emotivo, ma siamo qua col nostro 12%, quindi Forza Italia non solo c'è, ma ci sarà, proprio in nome, purtroppo, di un presidente che non possiamo fare finta che non ci sia, perché non c'è, ma è con noi e con i suoi valori. Detto questo... E quello che è accaduto ieri è soltanto un misunderstanding, valori, un equivoco. No, valori che passava in parte anche a Cosa Nostra. Visto valori, questo è un vostro parere di sopravvivenza. Se voi non dite che c'è Cosa Nostra di mezzo, non sopravvivete. Lo capisco. Vabbè, fate bene e continuate nel tentativo di sopravvivere, ma purtroppo ci sono dei falsi storici e processuali che dimostrano il contrario. Ma io non entro in questa polemica che costantemente cercate di mettere sul piatto. Vengo alla attualità. Come io dico sempre, dacci oggi il nostro fatto quotidiano, una normalità, una fisiologia patologica. Ma dicevo, il misunderstanding di ieri è stato banale, cioè è stata una richiesta di rinvio di un quarto d'ora che per un equivoco non è stata accolta, tutto qua, quindi nessun equivoco. E poi ha ragione Minzolini, il lodo Minzolini, cioè è chiaro che in cambio del MES ci può essere una trattativa della Meloni sul patto di stabilità, quindi questo è assolutamente normale nei rapporti con l'Europa. Mi sembra che il governo, ha ragione ancora una volta Augusto,
non corre nessun rischio, anzi, certo, questa forma di dinamica interna al governo rafforza la coalizione, ci mette nelle condizioni anche in Europa di essere più competitivi, quindi avanti tutto. Allora Moretti, arrivo a lei, così riusciamo a mettere in fila tutta una serie di questioni. La prima, alla luce di quello che si è detto, forse avete voluto stressare un po' troppo il valore politico di questi incidenti. E poi sul MES, Mizzolini dice: signori, la politica si fa così, cioè si contratta anche tenendo alte determinate posizioni. Sul MES il voto del Partito Democratico a favore sarà comunque garantito? Beh, sì, mi sembra che il Partito Democratico sul MES abbia sempre espresso parole chiare. Per noi è una questione di credibilità del nostro Paese, è una questione anche di stabilità finanziaria rispetto ad eventuali crisi bancarie, è una questione anche di possibilità di spesa di risorse nei confronti, diciamo, di un settore che è quello della sanità, che secondo noi va rinforzato, va riformato affinché la sanità pubblica per tutti sia finalmente una sanità di qualità, quando sappiamo che appunto per i cittadini la salute è il bene primario che va tutelato. Detto questo, il MES è stato, diciamo, introdotto nel 2011 quando Giorgia Meloni era ministra del governo Berlusconi, quindi è chiaro che qui noi stiamo, diciamo, nonostante l'arte della diplomazia di Paolo Sisto ovviamente sia esemplare, è chiaro che c'è un tentativo di spaccare la maggioranza, ma la maggioranza è già spaccata su questo, perché abbiamo visto che appunto da un lato c'è Giorgetti che in una relazione del MEF dice appunto che il MES sarebbe utile, non determinerebbe oneri e tantomeno rischi finanziari e avrebbe un effetto positivo. Dopodiché io credo che la maggioranza debba uscire da un'ottica di propaganda con il quale ha sfruttato e utilizzato il MES come arma di scontro, e adesso certo, di questa propaganda però ne pagano anche le conseguenze, perché il MES è stato ratificato da tutti i paesi europei, è anche una questione, come dire, di relazioni internazionali. Dopodiché il Partito Democratico, che ha sempre detto che è uno strumento utile, sta certo, facendo il suo lavoro, fa l'opposizione, quindi vogliamo vedere sui fatti che cosa questo governo chiaro, farà, augurandoci che escano, come dire, dalla strategia della propaganda inutile che non serve okay, certamente al Paese. Goffredo Buccini, mi vorrei concentrare con te un attimo sul cocktail, cioè è una motivazione plausibile, cioè che c'è stato un incidente perché stavano festeggiando, oppure in realtà, se anche proprio fosse così, è un brutto segnale che si dà ai cittadini? Allora, voglio dire, sì, è un brutto segnale che si dà ai cittadini. Detto questo, però, consiglierei all'opposizione di non farsi illusioni su questi episodi, e nemmeno sul MES, cioè nel senso la loro stabilità è sulla voglia di stare dove stanno, quindi da lì non li smuovi. Sono molto lontani l'uno dall'altra le componenti di questo esecutivo, ma molto decise a occupare questo pezzo di potere per adesso. Ci sono due sole cose che possono far saltare questa maggioranza, ma non domani. Una è l'autonomia differenziata, è un tema gigantesco, sì, gigantesco, che non può che esplodere, su cui sono già uscite relazioni molto gravi sull'effetto che farebbe su questo paese, su cui l'ISME, la Svimez ha detto moltissimo su quanto male potrebbe fare a questo paese, e che però è la bandiera della Lega. La sì, Lega gioca tutta se stessa in questi anni sull'autonomia differenziata, se no la porta a casa, per la Lega è un disastro. Dall'altra parte tu hai la Presidente del Consiglio che è il simbolo stesso dell'idea di Italia unita e di patria, quindi che non può in alcun modo concedere alla Lega questa cosa. Quindi questo è deflagrante. La seconda cosa deflagrante, e credo che ne parleremo, è il tema della giustizia. Certo. Sulla questione di giustizia, la maggioranza, se ne parliamo dopo, subito, mi taccio, sì, sì. No, perché no, però la maggioranza ha in pancia una mina grossa così, perché sono due anime nettamente mm-hmm, divise, lo dimostra, e poi sentiamo appunto, lo dimostra quello che è successo ieri, quando il procuratore antimafia Melillo è andato in commissione antimafia e
la mia amica Colosimo l'ha rilanciato come se fosse suo padre. Chiaro. E diceva l'esatto contrario di Nordio. Di Nordio. Quindi allora, hanno un tema gigantesco allora, dentro. Noi abbiamo già quindi, se l'opposizione in canna è in grado di le parole, temi, lo le parole no, di Merillo. Però, 20 anni, visto che mi sono arrivate, mi è arrivata adesso una dichiarazione di Salvini sulla vicenda del MES, chiedo a Augusto Mizzolini di aiutarmi a decifrarla. Sul MES, dice il leader della Lega, decide il Parlamento se arriverà la discussione in Parlamento. Lì si voterà. Quella del Ministro dell'Economia è un'opinione tecnica. È una sconfessione di Giorgetti questa o è un'apertura al fatto che la sovranità del, nella sovranità del Parlamento poi si rimanda alla scelta dei singoli parlamentari la decisione? Guarda, secondo me c'è molta, diciamo, sono elementi tattici. Allora, la necessità della Lega è quella di mantenere quella bandiera, perché diciamoci la verità, in un quadro in cui, diciamo, la maggioranza sta insieme, è evidente però che i ruoli stanno cambiando rispetto, ti faccio, allo scenario pre-elezioni in cui avevi la Lega dentro il governo Draghi e Fratelli d'Italia fuori, ora con e quindi la Lega costretta, inchiodata a una posizione sicuramente più, tra virgolette, responsabile. Adesso abbiamo la Meloni a Palazzo Chigi e la Lega che ha una posizione diversa e dentro la maggioranza è al governo, ma contemporaneamente non ha quel tipo di responsabilità. Per cui è chiaro che cercherà in ogni caso di enfatizzare questa posizione, chiamiamola posso dire un po' più estrema. Sì. Però, lo ripeto, alla fine, in un modo o nell'altro, fosse presentata o meno questa cosa qui, io credo che lì un accordo viene raggiunto, un accordo che puoi fare, t'ho detto, su diversi tavoli, dicendo che non si utilizzerà mai o comunque ponendo il problema sull'altro tema che secondo me è molto più importante per noi, perché noi poi certo. Facciamo, cioè, ci piace molto la polemica ed è anche giusto dal punto di vista giornalistico, poi ci sono però anche, diciamo, argomenti più delicati che tante volte sottovalutiamo, perché se noi andiamo verso una riforma del patto di stabilità certo. Su però ricetta tedesca noi proprio ieri riconoscevamo anche la capacità di visione della Premier che mettendo da parte anche le antiche diffidenze è andata all'Eliseo e proprio di questo ha parlato con Macron. Però visto che ce l'avevamo in canna le parole di, del procuratore nazionale antimafia ecco. Melillo, adesso le lanciamo partendo anche dalla suggestione di Goffredo Buccini. La giustizia potrebbe essere davvero una mina sotto al tavolo del governo. Ripartiamo dalle parole del magistrato. Si tratta di accrescere insieme garanzie ed efficienza, effettività della giurisdizione, senza alcun arretramento sul versante del ricorso alle intercettazioni. Personalmente non conosco intercettazioni inutili, perché le intercettazioni sono disposte da un giudice. Vi sono attività di indagine oltremodo delicate e invasive che hanno bisogno delle garanzie che sono già proprie delle intercettazioni. C'è bisogno di tutti per fare questo salto, sottraendo una materia così delicata ai pericoli propri, sia dei furori polemici che delle semplificazioni grossolane. Allora Sisto, parliamo di intercettazioni, tema delicato ma serve chiarezza. Noi avevamo capito che si sarebbe fatta una stretta sulla pubblicazione, sulla diffusione dei dialoghi. Se sento un magistrato e non un giornalista preoccuparsi della, di giustificare l'utilità delle intercettazioni, mi viene da dire forse si vuole restringere anche l'uso? No, allora... Innanzitutto un flash su quello che ha detto Goffredo sulle autonomie. Le autonomie, diciamo, differenziate, l'autonomia differenziata è trattata da noi con ragionevole cautela e prudenza, proprio perché è un argomento delicato. Sì. I livelli, io li chiamo equivalenti di prestazione, più che essenziali, saranno un punto di partenza fondamentale per poter capire la fattibilità. Quindi anche su questo, voglio dire, il metodo del governo è di grande cautela e prudenza. Questo dà l'idea che prima gli italiani e la stabilità del governo e poi tutto quanto il resto, anche le reciproche aspettative devono fare i conti con l'interesse del paese. Questo si chiama prudenza e voglia di governare in modo, diciamo, corretto. Secondo, non va dimenticato che noi abbiamo stilato un programma e abbiamo un patto, qualcuno dice, con gli italiani, abbiamo avuto il consenso, questo è un governo sì. del consenso, non dell'accordo parlamentare, e in questo patto, in questo nostro programma,
c'è tutta la riforma della giustizia. Quindi noi abbiamo l'obbligo di realizzare quella riforma, altro che rischi. Quello sarà secondo me il trionfo della nostra coalizione. Noi avremo la possibilità di intervenire, certo sapientemente, in modo, lo dico con grande cautela, competente, sistematico, in modo che non ci siano quelle riforme a macchia di leopardo tendenti al consenso quotidiano, ai like, no? quelle brutture a cui abbiamo assistito nello scorso governo, ma si cerchi di una riforma sistematica che ha un suo cronoprogramma, un primo step oggi significativo, un altro dopo l'estate e poi le riforme costituzionali. Intercettazioni. Noi siamo intervenuti in questo provvedimento in modo, direi, deciso proprio sui problemi reali del Paese, non per una architettura, diceva Goffredo, bizantina o per una riforma per sacerdoti, per i druidi, per i tecnici. È una riforma nell'interesse dei paesi, dei problemi reali del Paese. Che cosa voglio dire? Dire che le intercettazioni pubblicabili saranno solo quelle che il giudice ritiene meritevoli di essere pubblicate perché inserite nei suoi provvedimenti giurisdizionali, cioè il diritto di cronaca che va bilanciato con la presunzione di non colpevolezza, con la riservatezza e con la necessità di informare solo su quello che merita informazione. Chi lo stabilisce? Noi diciamo il giudice. Ma quale migliore barometro o, se volete, metronomo della pubblicabilità delle intercettazioni? Del giudice. Quindi noi abbiamo affidato al giudice, non al magistrato, ma al giudice, il governo di tutto questo. Non solo, escludendo anche per il giudice la possibilità di fare i nomi dei terzi che incolpevolmente sono connessi. Però il procuratore antimafia non parlava delle intercettazioni che finiscono sui giornali, parlava delle intercettazioni strumento del loro lavoro. Il procuratore antimafia anticipa una sua preoccupazione del tutto infondata, cioè quello che qualcuno voglia limitare la capacità di indagine delle procure. Qui noi siamo intervenuti su un settore molto chiaro, che è quello della dannosità di intercettazioni che non sono connesse al processo. Il procuratore antimafia, tra l'altro stimabilissimo, quando fa riferimento alla necessità di incrementare le strutture, dice cose diverse. È chiaro che ci sarà un intervento anche sulle intercettazioni, ma sempre in questa chiave, fatemelo dire, garantista. Una paradossale obiezione ultra garantista, quindi se mi permettete. Il fatto che si possa pubblicare sulla base di quello che il giudice mette nell'ordinanza non tutela le persone. Perché? E mi spiego subito. Se il PM decide che un'intercettazione che a tutti noi sembra ultronea su di te è fondamentale, lui la mette nella richiesta di misura cautelare. Il GIP, posto che non abbiamo fatto la riforma delle carriere e quindi assumiamo che è ancora molto mischiato al PM, la piazza pari pari nell'ordinanza finisce pari pari sui giornali, quindi tutto non cambia nulla rispetto a prima. Il giudice si assume, no, è proprio il contrario, guarda. Ascolta qualche magistrato su questo punto. Però è un punto controverso. No, è un punto pacifico, perché è il giudice che si assume la responsabilità di indicare intercettazioni che non sono coerenti. E ha su di sé questa responsabilità. Allora, quindi è proprio il contrario. Non sarebbe la prima volta. È proprio il contrario. È il giudice che in qualche maniera fa da filtro anche nel suo interesse per la sua responsabilità ed eviterà ovviamente che intercettazioni non centrate sul fatto di reato possano essere pubblicate. Fatemi andare da Barbacetto, perché lui scrive per un giornale, Il Fatto Quotidiano, che proprio l'indomani della approvazione del disegno di legge con il suo direttore disse: noi disobbediremo a quella norma, se troveremo delle intercettazioni le pubblicheremo lo stesso. Però vorrei ripartire dalle parole del procuratore, che dice: non esistono intercettazioni inutili, il problema è una restrizione dell'uso delle intercettazioni, o ha ragione Sisto quando dice è una preoccupazione di un magistrato che però verrà smentita dai fatti? Dunque, tanto noi certo pubblicheremo tutto ciò che è utile ai lettori, ai cittadini, agli elettori, per essere informati e per capire che cosa i politici fanno nel retrobottega del potere. Quindi noi faremo disobbedienza civile e pubblicheremo tutto ciò che è utile ai cittadini. Dopodiché è abbastanza ridicolo raccontare Melillo come una sorta di visionario impazzito che si preoccupa di cose che non ci sono. La stretta alle intercettazioni, adesso leggeremo i testi, perché poi qui parliamo sempre di annunci e non ci sono mai testi
diciamo, concreti. Ma la stretta alle intercettazioni è stata annunciata più volte da un signore che si chiama Nordio e che, guarda caso, fa il ministro della giustizia. Il giorno prima che fosse arrestato Matteo Messina Denaro, disse che bisognava togliere le intercettazioni perché tanto i mafiosi non parlano al telefono, e il giorno dopo è stato smentito dal fatto che appunto Matteo Messina Denaro parlava e come al telefono. Quindi diciamo, cioè, il ministro, mettetevi d'accordo tra voi e voi, cioè Sisto parli con Nordio e chieda se la verità è quella che dice lui, Sisto, o quella che dice Nordio. Nordio ha detto chiarissimamente che vuole limitare non solo la pubblicabilità delle intercettazioni, che noi chiamiamo bavaglio, perché limitare la pubblicazione delle intercettazioni significa mettere il bavaglio per garantire l'impunità ai politici, ma vuole anche limitare proprio l'uso, la possibilità per la magistratura di utilizzare le intercettazioni, perché allora, diciamo, il segno generale di questa riforma è uno solo: garantire un maggior grado di impunità alla politica, ai politici. Ma perché le intercettazioni riguardano soltanto i politici? Non allora, proprio, no? Fermiamoci. Non mi sembra che ci sia questa... No. Poi, tra l'altro, parliamo di quello che c'è, non di quello che ci potrebbe essere. Ad oggi c'è soltanto un testo che limita la pubblicazione e dice, e qui voglio dare una piccola risposta a Melillo, le intercettazioni inutili. Occhio, il giudice autorizza le intercettazioni, poi quello che si raccoglie va diviso in quello che è utile, certo, e quello che è inutile. Quindi è chiaro che nel momento genetico c'è una utilità nella disposizione, certo, poi i risultati ovviamente lo si scoprono posteriori, certo, evidentemente. Allora, visto che è stato evocato la figura di Nordio, che è tornata al centro della scena, ripartiamo da lui, il suo ritratto. Un sindacato di magistrati che aveva pronunciato tutta una serie di critiche severissime, in corretto italiano significano interferenze. Le tue parole sono missili. Via Renula qualcuno batte un colpo ed è di quelli belli forti, capaci di far tremare il governo. Il ministro Nordio, forte del passaggio in CDM del primo step della sua riforma, non ha paura di far sentire la sua voce. L'interlocutore istituzionale del governo e della politica non è il sindacato, è il Consiglio Superiore della Magistratura. Parole non gradite a Palazzo Chigi, anzi, nei giorni scorsi la Premier Meloni aveva invitato i suoi a evitare uno scontro diretto con la magistratura in vista della madre di tutte le riforme, la separazione delle carriere, ma niente da fare. Se l'imprenditore onesto decidesse di assoldare un esercito di commercialisti dicendo loro io pago fino all'ultimo centesimo le imposte, non ci riuscirebbe. Del resto lui, l'alfiere del garantismo, non è nuovo a uscite controverse. Ma noi crediamo veramente che la mafia parli per telefono? Parole che gli alleati di governo non avevano gradito. Guai a pensare di cancellare le intercettazioni. Ora come allora, il Nordio scatenato continua a creare scompiglio, e non solo nella maggioranza. Mi ritorni in mente. Non ha diritto a parlare chi non ha capito che l'abuso in atto ufficio va eliminato. Già, perché in tanti, nel PD, sindaci in testa, applaudono al provvedimento del ministro contro le posizioni della loro segretaria, tacciata di ideologismo. Se oggi Nordio fa lo stesso lavoro che volevamo fare noi, anzi lo fa meglio, e viva! È proprio da Renzi e Calenda, a ben vedere, che arriva il sostegno più entusiasta al guardasigilli. Una mossa che è anche strategica, creare un asse garantista con Forza Italia, ora più che mai impegnata a difendere le sue battaglie identitarie. Sosterremo con convinzione le proposte della giustizia annunciate dal ministro Nordio. All'entrata non ci sono guardie, puoi entrare pure senza scarpe, in privato come un volo charter. Allora, Augusto Minzolini, il conflitto tra politica e giustizia data da oltre 30 anni, visto che prima Sisto faceva riferimento alla necessità di procedere con cautela e prudenza, lui lo faceva rispetto all'autonomia, ti domando, è cauto e prudente decidere di mettere mano alla riforma della giustizia e intitolarlo a Silvio Berlusconi, che è un omaggio alla memoria di un leader scomparso non appena una settimana fa, ma dall'altro rischia di far partire il dibattito su un piano divisivo?
Ma scusami, adesso parlando un po' seriamente, c'è fretta di una riforma che uno dovrebbe fare da 30 anni. Cioè io capisco, perché capisco, Barbacetto, il fatto lo capisco pure, cioè il core business, per cui che devono fare, stanno lì, se non è, pubblicano le intercettazioni che fanno, se non difendono diciamo le toghe che fanno, e va bene. Ma detto questo, c'è un problema di civiltà. Poi adesso poni la questione se nel nome di Berlusconi queste cose le ha sempre dette, sono 30 anni, è sceso in politica per questo, per cui di fatto non è che tu lo fai in nome di Berlusconi, riprendi diciamo argomenti che sono stati tenuti e sono stati diciamo elemento essenziale di Forza Italia e della proposta di Forza Italia. Io credo che invece da questo punto di vista, ecco, finalmente c'è un ministro che sviluppa queste tesi e lo fa con una certa diciamo decisione. Poi è chiaro che dall'altra parte, parliamo di corporazioni, ci sia un atteggiamento a mantenere, a salvaguardare le prerogative che si hanno. Ma detto questo, adesso seriamente, io capisco le intercettazioni sulla mafia, ma io non immagino che sia piacevole vivere un paese che vive da intercettazioni come se fossimo nella Germania dell'Est di 50 anni fa. Allora, diciamoci la verità, da questo punto di vista non è che questa riforma stiamo andando troppo velocemente, è arrivata tardi, questo è il punto. E la cosa che comunque già dà dei risultati è il fatto che l'atmosfera nel paese è cambiata, perché su un tema che è il reato di rivelazione di segreti d'ufficio, che era il reato su cui il volano con cui è stata fatto, diciamo, quel meccanismo perverso che era il circuito mediatico giudiziario con cui è stata fatta fuori un'intera classe dirigente una volta e su cui si è andata avanti per condizionare tutta la Seconda Repubblica. Beh, meno male, tieni conto, è stato perseguito 3 volte, 4 volte, eppure diciamo noi di verbali ne abbiamo visti tanti sui giornali. Beh, una toga eccellente finalmente è stata condannata. Io poi non sono contento, dico solamente una cosa: che se quello è un reato, allora va perseguito, va punito, perché è un elemento di garanzia. Se ci sono voluti 30 anni per diciamo intervenire su questo, dopo che abbiamo pubblicato di tutto, e ti dico, abbiamo pubblicato quello che volevamo, perché nel senso tu ti scegli le intercettazioni che vuoi scegliere e le scegli come ti pare, come strumento politico, perché questo è stato... Barbacetto, fammi finire, io sono stato zitto. Poi mi rispondi e io sono contento che mi rispondi, perché devi far quella parte... E spero che tu lo faccia nel modo migliore. Però detto questo, cioè nel senso, tieni conto che in 30 anni, in un paese che è vissuto di intercettazioni, in cui non so quanta gente è finita male, quante carriere sono state distrutte, quanta gente è stata, cioè perché ci sono stati anche dei suicidi per questo, bene, ci saranno stati 3 solamente magistrati, fino adesso anonimi, e il primo che esce fuori è un personaggio di un certo tipo, il che significa che probabilmente già un risultato l'ha ottenuto, quello di parlare del tema e di dare l'idea che la riforma che si fa, che anche la magistratura, quella diciamo chiamiamola così più attenta, certo, più sensibile a questi temi, comincia ad intervenire. È una nemesi del destino, è cambiato il clima, non fosse altro che l'abolizione dell'abuso d'ufficio, altro architrave di questa riforma, viene applaudita da tanti amministratori del Partito Democratico. Posso? Ti chiedo scusa un momento, direttore, perché devo andare in pubblicità, ma da qui ripartiamo dopo il break. I want my heart paper thin, felt these walls crumbling. 900 giorni sono stati molto lunghi, molto duri, un primo grado di giudizio che mi ha comunque provato molto dal punto di vista politico e anche umano. Tagliato fuori dalla politica, guardato con sospetto dopo una condanna in primo grado a 1 anno per abuso d'ufficio. Secondo l'accusa, nel 2015 la colpa del sindaco di Assemini nel Cagliaritano è stata quella di aver permesso la promozione di una dipendente comunale. La trovai personalmente una sentenza piuttosto ingiusta, anche alla luce di una sentenza che mi aveva visto protagonista l'anno prima, in cui venne deciso addirittura di archiviare la mia situazione, ed era una situazione esattamente proprio similare. Nel marzo 2021 Mario Puddo è stato assolto in appello. Per oltre 2 anni però la carriera politica dell'ex coordinatore del Movimento 5 Stelle è stata spazzata via. Dopo la condanna per abuso d'ufficio ha dovuto rinunciare alla candidatura a governatore nelle elezioni vinte da Christian Solinas. Mentre ero in corsa e pare che fossimo anche, a quanto raccontano i sondaggi, messi abbastanza bene, e quindi insomma fu un qualcosa di molto doloroso.
tanto. Pochi giorni fa Mario Puddu è stato rieletto sindaco. I cittadini hanno anche loro dato una sentenza. Nel giro di un paio di mesi ad Assemini hanno detto che il mio gruppo, la mia lista civica è il partito più forte, mettendo in fila e lasciando molto distanti Fratelli d'Italia, PD, Forza Italia, Lega e via dicendo. Per il ministro Nordio l'abuso d'ufficio è un reato evanescente che complica il lavoro delle procure. Ecco perché la nuova riforma della giustizia prevede la sua eliminazione. È impossibile continuare così, perché se rimane così hai paura anche a respirare, cioè non, un sindaco non fa nulla. Allora, è davvero curiosa la storia del sindaco Puddu, che fu costretto a dimettersi per le regole allora del Movimento 5 Stelle e poi abbiamo visto che quella accusa è finita in nulla. Moretti, finalmente arrivo da lei. Tanti sindaci del Partito Democratico salutano con favore la abolizione dell'abuso d'ufficio. La linea del PD qual è? Quella dei sindaci o quella di Elly Schlein, che dice l'abuso d'ufficio va riformulato ma non cancellato? Guardi, innanzitutto il Partito Democratico vuole una riforma che interessi ai cittadini e non ai politici, nel senso che noi vogliamo una riforma che risponda alla lentezza di una giustizia che ormai rappresenta una giungla, un inferno per cittadini e imprese, e quindi è su questo che vogliamo delle risposte. Dopodiché l'abuso d'ufficio sicuramente va modificato, soprattutto per quanto riguarda la responsabilità dei sindaci. Occorre però vigilare molto bene in vista dei fondi del PNRR, cioè l'abuso d'ufficio eliminato tout court può creare delle forti, fortissime distorsioni e quindi non va eliminato ma va modificato. Dopodiché mi faccia dire anche una cosa sulle intercettazioni. Io a Barbacetto dico, il Partito Democratico ritiene che tutte le intercettazioni decise dal magistrato siano utili. Il problema è l'uso che se ne fa e soprattutto la pubblicazione di alcune intercettazioni che riguardano persone che non c'entrano niente con l'inchiesta. La pubblicazione di quei nomi magari serve per vendere qualche copia in più, però francamente ci deve essere anche, mi faccia finire Barbacetto, io l'ho ascoltata con molto interesse e rispetto anche a quello che lei dice da cronista giudiziario intelligente e acuto. Però la cosa fondamentale è non è utilizzare alcuni nomi, alcune intercettazioni esclusivamente per vendere le copie dei giornali, per fare notizia, perché ci sono delle vite che vengono distrutte per sempre da alcuni usi distorti che si fanno delle intercettazioni. Allora, il Partito Democratico vuole una riforma che risponda ai cittadini, alle imprese, attenzione ai reati di evasione fiscale, alle frodi finanziarie, colpire la mafia. Per questo diciamo che le intercettazioni possono e devono essere utilizzate, ma a seconda dell'utilizzo che poi allora, lo facciamo noi. Barbacetto poco fa le diceva faccia degli esempi concreti rispetto a intercettazioni che hanno rovinato la vita a persone innocenti. Un esempio recente di come un PM entra direttamente nella dinamica politica, e te lo ricorderai, l'intercettazione di Zaia che parla di Crisanti. Nessuno dei due indagati, Zaia parla male di Crisanti e scoppia un caso politico. Chi l'ha fatto scoppiare quel caso politico? Il pubblico ministero. Allora, tu capisci che c'è sta, e lo sappiamo tutti che c'è stato un uso sbagliato delle intercettazioni. Secondo me, se posso dire, la riforma vera la faranno i giovani magistrati. Io ho trovato su Questione Giustizia, che è, come sapete, Nello Rossi, il sito di MD. No, ma ho trovato, per esempio, una giovane giudice di Palmi che raccontava di come i giovani magistrati si stiano distaccando completamente dalle ideologie e dall'associazionismo. Lei ne parlava in termini preoccupati perché è di MD. Secondo me di sarebbe magistratura molto, democratica, molto che è bene più di sinistra se della, i giovani magistrati si distaccassero dall'idea di dover cambiare l'umanità forgiando a colpi di sentenze l'umanità. Quindi, secondo me, la vera riforma, Francesco, passerà attraverso la nuova magistratura che entra in ruolo, allora, i ragazzi di adesso. Barbacetto, un momento, perché devo una risposta a Barbacetto, ovviamente al viceministro della giustizia, però devo correre fuori dai palazzi della politica perché mi chiede la linea Isabella Ciotti. Isabella.
Sì, Francesco, solo un paio di aggiornamenti. Intanto che è finito il voto al Senato sul decreto lavoro, la conversione che dovrà avvenire entro il 3 luglio con il passaggio anche alla Camera, oggetto delle fibrillazioni delle forze parlamentari di cui avete discusso lungamente oggi in puntata. Infatti cominciano ad uscire un po' di senatori, ci aspettiamo che esca breve anche la senatrice Ronzulli. È stato quindi approvato il decreto e proprio in questi minuti è entrato invece a Palazzo Chigi il ministro Giorgetti e noi pensiamo che questo abbia naturalmente a che fare con il fatto che alle 14.30 si riunirà la commissione esteri che deve dare l'approvazione al progetto di legge delle opposizioni sulla ratifica del MES. Allora, quindi interessante, no, questa convocazione con questo e poi... Prego. No, scusami, soltanto ricordarti anche che alle 17 c'è il Consiglio dei Ministri che porta all'ordine del giorno altri temi, quindi gli interventi sulla sicurezza stradale e soprattutto sulla ricostruzione post calamità, che è un disegno di legge quadro, quindi importante perché dovrebbe regolare in futuro tutte le calamità, non solo l'alluvione in Emilia Romagna, e arriverà sul tavolo del Consiglio dei Ministri, secondo noi anche chiaramente la nomina del commissario. Non sappiamo se si materializzerà, si concretizzerà poi un vero decreto di nomina, ma sicuramente se ne parlerà. Allora, grazie Isabella. Barbacetto, eccomi. Quattro telegrammi rapidissimi perché mi avete lasciato indietro su tanti argomenti. Uno, la scheda sul ministro Nordio ha dimenticato una cosa che secondo me era carina da mettere, e cioè che da magistrato Nordio dimenticò nei suoi cassetti per 4 anni le carte di un'indagine su D'Alema e su Occhetto. Alla fine dei 4 anni naturalmente scattò la prescrizione e lo Stato italiano fu costretto a risarcire D'Alema e Occhetto con 18.000 euro, 4.000 a testa, proprio perché questo da magistrato si era, poverino, dimenticato di questa indagine nei suoi cassetti. Seconda cosa, secondo telegramma, Davigo, spiego a Minzolini, che evidentemente non conosce queste cose, che la condanna da Davigo non c'entra niente con le intercettazioni rilasciate ai giornali. No, Davigo, stavo parlando di un'altra cosa. Davigo è stato condannato. Il segreto d'ufficio. Davigo è stato condannato per aver parlato al CSM, aver raccontato al CSM in maniera informale delle cose che non doveva. Ma non c'entrano niente i giornali né la diffusione delle intercettazioni telefoniche. Si mette il cuore in pace. L'unica intercettazione telefonica che io ricordo. L'unica intercettazione telefonica segreta, davvero segreta, che fu pubblicata su un giornale, glielo ricordo, fu pubblicata proprio sul suo giornale, non era lui il direttore, ed è l'intercettazione tra Fassi e consorte, il banchiere, insomma, il capo delle Coop, in cui Fassino chiedeva a consorte: allora abbiamo una banca? Ecco, quella era un'intercettazione segreta che fu usata da Berlusconi per quasi vincere le elezioni si era in piena campagna elettorale. Quarto telegramma, l'abuso d'ufficio. Allora, l'abuso d'ufficio, ragazzi miei, insieme a quell'altra cosa ancora più rischiosa, e cioè l'azzeramento, comunque il depotenziamento del reato di traffico di influenza, va nella direzione che questo governo si è posto come stella polare, e cioè rassicurare i politici che da qui in poi non avranno controlli. Allora, Barbacetto torna al punto, è una riforma che vuole garantire l'impunità ai politici e ai colletti bianchi. Vice Ministro, io le chiedo una cortesia e la chiedo a tutti i miei ospiti, visto che incombe la pubblicità, vi chiederei se mi concedete ancora una decina di minuti, andiamo in pubblicità e completiamo questa discussione dopo il break. Ho visto per 30 anni la politica che cercava di mettere i piedi in testa alla magistratura, cancellando gli strumenti che ha la magistratura per scoprire e punire i reati. E adesso siamo arrivati alla follia per cui, se il governo limita l'uso delle intercettazioni del Trojan, come vuole fare, o addirittura cancella reati fondamentali, i magistrati devono stare zitti. Tra l'altro Nordio, che li vuole zittire, quando faceva il magistrato criticava le leggi, che adesso dice che i magistrati non possono criticare perché sono le sue.
Allora, Vice Ministro, abbiamo voluto sommare alle considerazioni di Barbacetto questa chiosa del suo direttore Travaglio. Io rispondo, think positive, penso al positivo, non a questa frase, muove Orwell, siamo di fronte a... Noi abbiamo cambiato proprio modo di vedere la pubblica amministrazione. Qualcuno ha sempre pensato che pubblica amministrazione e società, tra l'altro, fossero un luogo di sospetto presunto, cioè in cui bisognava vedere per forza del marcio e cercare quindi un colpevole nell'ambito del processo penale. Noi riteniamo che invece a pubblici amministratori e quindi anche a società, cioè questi luoghi di propulsione dei diritti dei cittadini, bisogna dare assolutamente fiducia, cancellare la presunzione di sospetto e sostituirla con la presunzione di non colpevolezza tutelata dall'articolo 27. Questo è il fil rouge che muove questa riforma. L'abuso di ufficio noi lo aboliamo per un motivo molto semplice. È una norma dannosa, non inutile, sì, perché tiene sulla graticola, inutilmente, le vostre statistiche la dicono lunga, pubblici amministratori che hanno la paura dell'atto lecito. Certo. Quindi il danno dell'abuso d'ufficio non è quello che si vede, è quello che non si vede nel ritardo, nel braccino corto, burocrazia difensiva, paura della firma, dell'amministratore che pur dovendo fare una cosa lecita non la fa. Però le voglio chiedere una cosa, visto che dall'Europa arrivano indicazioni in senso opposto rispetto al trattamento di questa fattispecie di reato, le domando, sarà ferma intenzione del governo di mantenere la linea sulla abolizione tout court del reato o in fase di dibattito parlamentare si può arrivare ad una riscrittura di una norma che solleva gli amministratori dal pericolo di firma ma dall'altro tutela da atti arbitrari del amministratore pubblico? A parte il fatto che tutte le condotte sono coperte da altre fattispecie di reato come per esempio i delitti contro la fede pubblica, i falsi, la tentata corruzione, c'è una serie di reati che coprono comunque le condotte, quindi non c'è nessun varco all'illegalità. Ma il ministro Nordio, poi non è che si è nati proprio ieri, ha avuto un colloquio col commissario Reynders a cui ha spiegato l'arsenale normativo, così come lo chiama, che noi abbiamo contro la corruzione, spiegando che un reato di questo tipo, che posso fare una citazione, nullum producit effectum, non produce nessun effetto anticorruzione, è soltanto un danno, tenga conto pragmaticamente che un'indagine per un abuso di ufficio non è un'indagine semplice, devi acquisire tutti gli atti, farli esaminare e riesaminarli, e poi c'è un'indagine che, se archiviata in fase di indagini, non dura meno di un anno e mezzo. Se poi dovesse andare avanti, arrivare al dibattimento, o essere connessa a reati più gravi di altri soggetti, lei capisce bene che il danno è quasi irreparabile. Allora, Augusto Minzolini, abbiamo avviato questo confronto sulla giustizia da una considerazione iniziale di Buccini. Attenzione, perché sulla giustizia il governo rischia grosso. Ti domando, ma davvero Nordio è un ministro più isolato di quanto sembri? È un centrodestra che ha l'opportunità, dopo 30 anni, di mettere mano alla riforma, in realtà deve fare i conti con anime diverse al proprio interno? Ma sai, sono anime diverse, però come al solito, diciamo, quando poi si va al governo uno comincia a ragionare, nel senso, prima stavamo parlando, diciamo, della posizione della Premier o del Premier sull'Europa e via dicendo. È chiaro che la giustizia è un elemento essenziale, ma è un elemento essenziale anche per quanto riguarda, che ti posso dire, la gestione di tutti i giorni del PNRR. Ti faccio un esempio, perché poi noi parliamo così, senza guardare poi la realtà. Viene portata ad esempio la vicenda, diciamo, della ricostruzione del ponte Morandi. È stata fatta con alcune deroghe. Se fosse stato applicato fino in fondo il reato d'abuso d'ufficio su quello che è stato fatto, beh, rischiavamo che stavamo ancora parlando, diciamo, del ponte Morandi da costruire. Abbiamo posto il problema, diciamo, della Corte dei Conti, ma che è assolutamente, diciamo, vicino all'argomento di cui stiamo parlando adesso, perché se devi velocizzare è evidente che tu non puoi immaginare che ci siano gli amministratori che abbiano, lo ha detto un amministratore del Movimento 5 Stelle, la paura della firma. Ma vi rendete conto? Questo è un paese assurdo, certo. È un paese che è un atteggiamento proprio culturale, di cui è espressione Barbacetto e tutto quel mondo là, ha di fatto rallentato, ha bloccato. Questo è il punto.
Poi lui lo fa perché giustamente deve farlo, perché fa parte, ho detto, del, è il suo ruolo, quindi io sono contento per lui. Ma è evidente che se dopo 30 anni non ti rendi conto come siamo messi, se dopo 30 anni non ti rendi conto che adesso anche sul PNRR noi andiamo a vedere cosa, i danni che sono stati fatti da questo modo, diciamo, di ragionare, da questo modo di vedere, diciamo, dal sospetto fatto come codice, tanto per essere chiari, beh, è chiaro che allora, cioè, continueremo a stare fermi. Un'ultima cosa. Io non dico che i magistrati non debbano dire la loro, però debbono aver ben presente che in Italia c'è una divisione dei poteri e le leggi le fa il Parlamento. Loro le debbono applicare. Punto e basta. Allora, Moretti, vengo da lei. Tra l'altro una notizia che arriva proprio dalle sedi delle istituzioni europee. La Corte Europea dei Diritti Umani ha dichiarato inammissibili una serie di ricorsi contro l'Italia di coppie dello stesso sesso che chiedevano di condannare il Paese perché non permette di trascrivere all'anagrafe gli atti di nascita legalmente riconosciuti all'estero per bambini nati usando la maternità surrogata. Un pronunciamento che arriva in una settimana nella quale la Procura di Padova ha chiesto l'impugnazione di tutta una serie di atti di registrazione di coppie omogenitoriali. È una sconfitta per le battaglie del movimento LGBT che tanto sta a cuore alla vostra segretaria? Ma guardi, noi riteniamo che i bambini vadano tutelati e che una madre non può essere cancellata per un ordine di un tribunale. Quindi questa è una questione, una battaglia che noi continueremo a portare avanti perché riteniamo che sia una battaglia di civiltà nell'interesse dei bambini, nell'interesse di quelle famiglie che diciamo, hanno deciso di diventare genitori e non è certo lo Stato né tantomeno la magistratura che può decidere quando, se e come essere genitori. Quindi noi ovviamente continueremo a sostenere questa indicazione, questo diritto, i diritti dei bambini che, ripeto, devono essere e hanno il diritto di avere dei genitori che li crescono con amore e quindi io ritengo che questo sia assolutamente una decisione sbagliata. Allora, Buccini, come leggi questa decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo? La questione mi sembra molto complicata. Io su Padova sono molto perplesso dall'atteggiamento della magistratura perché chiaramente non si sono tutelati i bambini. Lì parliamo di bambini di 6 anni. E ho letto, il magistrato dice, no, ma tanto non se lo ricorda, cioè quel bambino avrà un danno permanente, perché da quando poi verrà fatta, se verrà fatta la stepchild adoption, quando verrà, passeranno 2 anni, passeranno 3 anni, perché oggi questa è la situazione, quindi lui avrà una ferita importante. Secondo me il tema andrebbe deideologizzato al massimo, perché secondo me, per esempio, c'è grande differenza tra le coppie di donne, coppie omosessuali di donne, su cui è evidente che non si può introdurre il tema dell'utero in affitto perché non c'entra nulla, certo, come raccontano le vicende di Padova, cioè una ci mette l'ovulo, l'altra ci mette l'utero, una si fa feconda ed è finita, e non c'è nessuna mamma a cui viene tolto il bambino. Diversa è la questione delle coppie omosessuali maschili, ma allora è molto più grave la questione delle coppie eterosessuali che rappresentano, certo, il 90% dei casi, esatto, a cui nessuno dice un plissé. Quindi, come vedi, il vero punto che va svitato è ideologico, cioè, certo, va tolto il punto ideologico e bisogna ragionare sul caso concreto togliendo i paraocchi. Però da ne storia. Parlavamo proprio ieri con Sabino Cassese, sì, il quale diceva, per uscire dagli equivoci e impedire ai sindaci che di adottare, sì, provvedimenti non arbitrari, basterebbe una legge. Certo. Allora, vi state impegnando tanto a fare reato universale la gestazione per altri, forse varrebbe la pena preoccuparsi dei bambini. Non no? c'è nessun reato universale, questo lo voglio dire con molta chiarezza. L'articolo 7 del codice penale consente di punire il cittadino italiano che commette un reato all'estero secondo la legge italiana in determinati, okay, casi. Noi abbiamo aggiunto a questi casi dell'articolo 7 quello della legge del 2004 che punisce l'utero cosiddetto in affitto. Quindi perfetta ortodossia normativa, perfetto calibro di questa norma che non cambia nulla, anzi è perfettamente, questo va detto e va detto con molta puntualità.
per quanto riguarda quella sentenza bisogna leggerla. È evidente che la inammissibilità è una parola che può voler dire tutto. Certo. Potrebbe essere mal posta la domanda, potrebbe essere infondato il diritto tanto da essere inammissibile, quindi diciamo il finale non dà l'idea della motivazione. Resta però un dato, che in questo Paese si rispettano le leggi esistenti. Oggi, secondo le leggi esistenti, l'unica soluzione è la stepchild adoption. Quindi bisogna seguirla, forse accelerare i tempi, ecco, renderla più fruibile, ma questa è la soluzione. Allora, domani torneremo a parlarne. Io mi devo fermare. Grazie ad Augusto Minzolini, a Gianni Barbacetto, ad Alessandra Moretti, a Goffredo Buccini e al viceministro Sisto. Andiamo in pubblicità, restate con noi, perché poi ripartiamo dal Molise, dove è pronto a collegarsi con noi il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. E 20, siamo di nuovo in diretta, corriamo in Molise, perché in Molise è arrivato il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, per tirare la volata a Roberto Gravina, sindaco di Campobasso e candidato per tutto il centro-sinistra, lo vedo proprio al suo fianco, alla presidenza della regione. Buongiorno Presidente, innanzitutto parto da una domanda di carattere personale. Ieri ha avuto un brutto incidente d'auto, proprio muovendo verso il Molise. Tutto bene, tutto a posto? Sì, tutto bene, per fortuna anche le persone coinvolte nell'incidente, tutte le persone sono rimaste illese, insomma, è andata molto bene, poteva andare peggio. Meno male, è andata molto bene. Mi sembrava doveroso partire da questo, adesso entriamo nel vivo delle questioni. Dopo una tornata elettorale, quella però delle amministrative... Visto che entriamo, scusi, nel vivo... Visto che entriamo nel vivo, lei ha detto il candidato di tutto il centro-sinistra. Voi sapete che questa formula a me non piace, perché è una formula equivoca del passato. E preferisco parlare di un campo progressista. Diciamo che non chiariamolo. Qui Italia Viva appoggia con tutto lo Stato Maggiore che si è candidato nelle file del centrodestra o della destra. Allora, quindi sono tutti i partiti di destra con Italia Viva. Questo per dimostrare che Italia Viva, come spesso accade anche la seguo in Parlamento, e utilizzo vota con le parole che addirittura che le stanno maggiormente a cuore. Sono candidati con loro. Campo progressista, visto che alle ultime elezioni la formula è stata adottata un po' a macchia di leopardo e invece in Molise c'è questo ritrovato asse tra almeno il PD e il Movimento 5 Stelle, possiamo dire che d'ora in avanti questa sarà la regola o resta un'eccezione? No, allora questa non è un'eccezione nella misura in cui quando ci sono i presupposti, ovviamente a livello territoriale, per costruire un progetto politico insieme, noi ci siamo e non ci sottraiamo mai. E in questo caso abbiamo trovato un brillante, permettetemi di dirlo, interprete, Roberto Gravina, perché è già sperimentato nella sua capacità di amministratore, perché sindaco, l'avete ricordato, di Campobasso, una persona seria, un professionista, competente, che ha esperienza. E quindi abbiamo facilmente potuto convergere su di lui e abbiamo un progetto politico che in questo momento stiamo presentando alla popolazione molisana e speriamo di avere ovviamente la loro fiducia. Tra per quanto ore... riguarda altre realtà, noi ci proviamo sempre. Certo. Dicevo, noi ci proviamo sempre perché il dialogo col PD, per quanto mi riguarda, è un dialogo che considero quasi naturale. Poi ovviamente in alcune realtà riusciamo a convergere sui temi, sui progetti che ci stanno a cuore, in altri casi invece, perché per ragioni territoriali locali, non riusciamo a creare queste premesse, ma sono sempre premesse, per quanto ci riguarda, che partono dai temi, dagli obiettivi politici, allora, mai da vertici. Stiamo come dire, ancora a un momento sul Molise in cui la formula del campo progressista funziona, almeno nell'offerta politica. Tra poche ore arriva Elly Schlein, probabilmente vi incontrerete, però non farete un appuntamento, un comizio elettorale insieme. Come mai? Perché abbiamo pensato siccome il tempo stringe e qui in questo caso ovviamente abbiamo, anche lei deve dare il contributo da par suo, come lo sto dando io
per questo progetto politico abbiamo pensato di rendere più efficacemente i nostri interventi, di distribuirli, okay, perché qui ci sono tante cittadine, come questa dove siamo, Agnone, per esempio, è una cittadina importante, no? Sindaco, c'è anche il sindaco, e quindi stiamo cercando, lei credo che farà il suo intervento clou principale a Termoli, dove io ero già stato, sono stato ieri, e io lo farò, sarò ai Serni, a Campobasso, quindi ci stiamo distribuendo, stiamo lavorando in uno spirito di squadra. Poi è chiaro che tutto il sistema mediatico è ossessionato, c'è quasi un delirio. Vi incontrate dove vi incontrate, salite, certo, sul palco, scendete, ciao, sul palco, vi si nota di più dietro, davanti. Ma queste sono cose però, che state facendo voi, dico però, non lei in particolare. Adesso ci arriviamo, però avrà notato, noi stiamo, no, pensando alla concretezza, chiaro, di portare avanti, allora, questo progetto, notato, e farlo nel modo più ricco, più articolato. Avrà notato il battage mediatico che c'è stato dopo il saluto che Elly Schlein ha portato alla sua manifestazione sabato scorso. Poi lunedì Elly Schlein, davanti alla direzione del suo partito, ha detto una cosa molto chiara: divisi non si costruisce una alternativa credibile e efficace alla destra oggi al governo. Lo crede anche lei? Guarda, io credo che il modo migliore oggi per costruire un'alternativa a questa destra è innanzitutto, giorno dopo giorno, far sentire il peso, la sostanza politica delle nostre posizioni, la chiarezza di una visione alternativa di paese, giorno dopo giorno, tema dopo tema, perché questo governo ci sfida e sfida il paese ogni giorno a elaborare e proporre una visione alternativa. Quindi la nostra opposizione non è la posizione di chi dice state sbagliando, punto, di chi dice, certo, attenzione, non vogliamo la vostra soluzione, di chi spiega come e perché loro si stanno dimostrando inadeguati e incapaci, dalla giustizia, dalle politiche del lavoro, dal caro vita, dove non hanno nessuna soluzione, lo stiamo subendo tutti noi italiani, perché ricordiamoci, la vera tassa patrimoniale oggi sono i 61 miliardi certificati, spariti dai conti correnti degli italiani. Loro hanno perso, tutti gli italiani abbiamo perso tutti insieme, 61 miliardi. Quindi non solo, certo, c'è una misura di investimento che sostenga il rilancio delle imprese, ma non c'è nessuna misura per il caro mutui, caro affitti e caro vita. Anzi, una tassa patrimoniale che si sta espandendo diffusamente, allora, su tutto il risparmio degli italiani. Meno 61 miliardi. A proposito della costruzione di una alternativa, oggi in un'intervista alla stampa Bersani, ex segretario del Partito Democratico, che ha sempre dato prova di grande stima nei suoi confronti, traccia una roadmap, un metodo di lavoro. Parti da quello che ti unisce e rendi compatibile quello che ti divide. Visto che la grande distanza tra il PD e il Movimento 5 Stelle in questo momento è rappresentato dalla posizione rispetto alla guerra in Ucraina e all'invio delle armi, lei crede che questa distanza sia insormontabile? Guardi, su questo è inutile nascondere, il PD ha maturato una posizione diversa sin dall'inizio, che noi abbiamo criticato, perché riteniamo che questa è noto, no? Questa strategia militare porti solo a questa escalation e non abbia una via d'uscita. E su questo la nostra differenza, non lo posso nascondere, è grande, è rilevante e direi anche centrale, perché qui non si parla solo del conflitto russo-ucraino, si parla degli scenari geopolitici per i decenni a venire, di come vediamo noi la politica estera, la politica internazionale e di quali ricadute ovviamente tutto questo ha nel nostro sistema economico, sociale, perché molte, certo, delle difficoltà che gli italiani stanno affrontando sono dovute anche a questa emergenza, a questo conflitto che alcuni evidentemente vogliono portare, o meglio all'interno della NATO lo si vuole portare ad oltranza per vincere una guerra, ma non ci viene detto come, certo, e quando si vincerà la guerra. Quindi questo non si può trascurare. Però poi ci sono dei temi su cui possiamo assolutamente convergere e mi sembra di poter anticipare che sul salario minimo, una battaglia nostra storica, su cui noi ci siamo posizionati ormai da decenni con grande convinzione,
finalmente è una piattaforma comune, una convergenza. Perfetto. Col Partito Democratico. Sto non ancora... era stato possibile, guardi, neppure durante i miei governi questa convergenza. Certo. Sto ancora un momento sui rapporti tra il suo movimento e il PD, richiamandomi ancora quella intervista di Bersani, in cui dice Elly Schlein è stata molto generosa con il movimento, portando il suo saluto e la sua presenza alla manifestazione di sabato. Ora mi aspetto un atto di generosità anche da parte di Conte. Che beau geste, ovviamente politico, ha in mente per Elly Schlein, visto che in Molise vi incontrerete ma farete iniziative diverse? Ma io, guardi, per Luigi Bersani, che stimo, addirittura gli ho dato una risposta in anticipo. Cioè, prima che lui facesse questa osservazione, ho già dichiarato subito che sono assolutamente disponibile di fronte a una iniziativa intrapresa da Elly Schlein per il PD, se è una battaglia ovviamente che condividiamo, a essere presente, a partecipare e portare il saluto ben volentieri del Movimento 5 Stelle. Allora, veniamo un momento alla piazza di sabato, perché ci sono state tante polemiche per la partecipazione di Elly Schlein a posteriori, dopo che Monio Vadi ha preso la parola contro la guerra, ma soprattutto dopo quelle frasi di Beppe Grillo sulle brigate di cittadinanza e il passamontagna. Lei se l'è presa tanto con il sistema mediatico, dicendo che ha fatto sensazionalismo sulle parole di Grillo. Non crede che però anche Grillo abbia un po' esagerato e abbia utilizzato magari delle espressioni non felici? Ma però guardi, qui non è questione di prendersela col sistema mediatico e, come dire, ognuno poi ha la sua opinione. Io dico semplicemente che chi vuole riferire il passaggio di Grillo, quel passaggio lì, lo deve riferire con completezza e quindi certo, deve riferire che non c'era nessuna istigazione, come è stato scritto, ripetuto. Ovviamente sono prima partiti tutti gli attacchi politici di chi, evidentemente, di tutte le forze politiche, la cosa strana non solo della maggioranza, ma anche di Italia Viva, Calenda, Azione, hanno provato evidentemente invidia per quello che è stato un gran successo politico, un grande messaggio politico lanciato non solo al governo ma al paese. Dopodiché, però, in quei messaggi si è iniziato a parlare di istigazione alla violenza. No, certo, certo. Ma allora questo è, chiaro è che, assolutamente strumentale. Visto che è la seconda volta che me lo cita, ecco, Matteo Renzi, no? Che in Molise sostiene con la sua Italia Viva il candidato di centrodestra. Per lei, nella l'ottica di costruzione del campo progressista, Renzi e Calenda pari sono, cioè fuori da questo perimetro? O con Calenda si può fare un ragionamento diverso? Guardi, se con Calenda si potrà fare un ragionamento diverso, dipende solo da Calenda, ma soprattutto non dall'opinione che oggi ha Calenda, dai comportamenti, dall'atteggiamento, dalla prospettiva politica che lui dipanerà e metterà in pratica da qui in futuro. Chiaro? Perché chiaro, non si può rincorrere l'opinione di Calenda, quella quotidiana, che potrebbe essere, diciamo così, mutevole. Per quanto riguarda Renzi, Italia Viva, ma io questo è un dato politico, io lo registro. Mi sembra che abbia un chiaro obiettivo. Lui odia il Partito Democratico, certo, odia non meno, forse anche di più, il Movimento 5 Stelle, lo ha sempre dichiarato. Hanno l'obiettivo di distruggere il Movimento 5 Stelle, cioè non è concepibile in politica una forza che, anziché, come dire, affermare il proprio progetto politico, abbia l'obiettivo di distruggere un'altra forza politica. Secondo me questa non è politica. Tra certo, l'altro poi, appunto, è veramente strano che odi il PD, odi il Movimento 5 Stelle, però ecco, qui invece va addirittura nelle stesse liste lo Stato Maggiore di Italia Viva. Certo, però mi sembra di aver capito che lei il Parlamento istituisca con questa maggioranza. Una poi sorta di, scusi, che se mostrano ammirazione per i reali sauditi, uno si dice: ma chiaro, che politica è mai questa? Certo.
certo. Comunque ho capito che tra Renzi e Calenda lei nota delle possibili divergenze, delle possibili differenze. Continuiamo a parlare di politica, perché lei fin dai tempi in cui sedeva a Palazzo Chigi ha sempre avuto sul MES una posizione molto netta di contrarietà. Alla luce di quello che scrive oggi il Tesoro, cioè la ratifica da parte dell'Italia non creerebbe problemi di carattere finanziario, anzi forse potrebbe addirittura facilitare un restringimento dello spread, potreste cambiare la vostra posizione in Parlamento? Guardi, sul MES è stato uno dei temi su cui si è acceso un dibattito politico durante i miei governi, direi anche esagerato, giusto? Lo riassumo in breve. Ricordo a tutti i telespettatori che sono stato quotidianamente sollecitato, qualche volta c'è stato un tentativo quasi di sopraffazione per essere costretto a prendere il MES, ad attivare il MES. E soprattutto, attenzione, anche da componenti della mia maggioranza nel Conte 2. C'era Italia Viva che ogni giorno, voglio dire, si lanciava in questa apoteosi del MES e anche, dobbiamo ricordarlo perché è un dato storico, una buona parte del PD mi chiedeva di prendere il MES. Allora lo abbiamo compreso che se avessi attivato il MES, quei 20-30 miliardi, non avremmo mai avuto Next Generation EU, non avremmo mai portato in Italia 209 miliardi per il PNRR, perché mi era stato detto anche dalla Merkel e dagli altri colleghi più riottosi, questo se avete il MES, prendi il MES, Giuseppe, per l'Italia è più che sufficiente. Adesso siamo in un quadro storico diverso. L'Italia è l'unico paese che non lo ha ratificato. Che cosa deve fare l'Italia adesso e che cosa vuole fare una forza importante nel Parlamento come i 5 Stelle? Allora, noi ci assumeremo sempre la responsabilità delle nostre posizioni. In commissioni noi ci asterremo, ci asteniamo e aspettiamo il dibattito in aula per chiarire come e perché la nostra posizione. Ma è chiaro che la nostra posizione non è di favore nei confronti del MES, che è un accordo l'ho detto in tutti i modi, lo ripeto, è un accordo intergovernativo, quindi non è un sistema comunitario in senso stretto. Ha un meccanismo di vigilanza finanziaria particolarmente stringente e aggiungerei anche vessatorio, che non è stato superato. E secondo me ovviamente non è la prospettiva giusta per cercare di soccorrere un paese in difficoltà. Terzo, nei fatti al MES, che lo si voglia o no, è un dato di fatto reale della realtà finanziaria, si accompagna uno stigma per cui paradossalmente oggi siamo nella condizione, dopo l'episodio Grecia, chiaro, che se un paese lo attivasse i mercati finanziari rischierebbero di arrivargli addosso, perché è un segnale fortemente negativo. E la fiducia nei mercati finanziari conta, però qui il problema è un altro. Non è adesso il Movimento 5 Stelle che deve chiarire la propria posizione, perché noi l'abbiamo chiarita. Io ho sempre detto ai colleghi europei, io ho lavorato per migliorarlo, quindi la versione attuale di questo trattato, perché va in ratifica, è dovuta ai nostri sforzi come l'introduzione del backstop. Però attenzione, adesso deve decidere la maggioranza la sua posizione, certo. Il nostro approvazione definita, esatto, però la nostra approvazione, ho chiarito, è in una logica di pacchetto. Io approvo questa modifica migliorativa, ma ci aspettiamo che gli altri pilastri vengano completati. Allora, né Draghi né Meloni li hanno completati. Oggi la Meloni si assume la propria responsabilità. Ce lo dica che cosa vuole fare da grande in Europa. Vuole parlare con Visegrad? Vuole andare a trovare Macron e a stringergli la mano? Cosa vuole fare? Il paese ha bisogno di chiarezza, di strategia. A me, dopo politica, quello che è successo lunedì, mi sembra che sia più orientata su Macron, ma sarà la storia a dirci se ho ragione. Allora, secondo i nostri patti, lo dovrei salutare perché l'aspetto una giornata. Ma guardi, mi sembra molto altalenante. Impegnatissima. Non ci scommetta. Mi consente un'ultima domanda e una risposta telegrafica. Oggi al Consiglio dei Ministri arriva un disegno di legge sul governo delle calamità. È passato oltre un mese dall'alluvione in Romagna,
ha fatto bene il governo a prendersi tutto questo tempo e mettere anche in discussione l'automatismo per cui il commissario lo avrebbe dovuto fare il presidente di regione, in questo caso Bonaccini? Guardi, io non so sinceramente oggi il governo cosa porterà in Consiglio dei Ministri, dico soltanto che la popolazione romagnola e anche in parte emiliana non merita di essere trattata così, non merita che 2 miliardi e 200 diventino 1 miliardo e 600, non merita che quei soldi promessi non solo sono molto meno consistenti ma addirittura sono stati stornati da altri fondi e sistemati e quindi da una parte si toglie e dall'altra si mette con una ingegneria finanziaria che prende in giro i cittadini e non merita che gli si dica che non c'è necessità di nominare un commissario con la dovuta urgenza, perché il Paese già c'è passato da chi diceva che non c'era urgenza. Ci sono calamità naturali che dopo 10 anni, 20 anni sono ancora lì senza una risposta per le popolazioni che le hanno subite. Tutto questo non è corretto. Allora, grazie Presidente Conte, spero che esauriti i suoi impegni elettorali possa vederla anche qui seduta nel mio studio. Forza buona Roberto giornata, Gavina. Noi corriamo in pubblicità e ripartiamo da quello che proprio Conte ha definito la vera patrimoniale occulta, l'inflazione, dopo il break. Un attico in questo stabile costa 420.000 euro. In quest'altro stabile invece un quattrovani costa 380.000 euro. Farebbe un mutuo adesso per comprare una casa? Brutto tasto dolente. Comprare casa a Napoli è diventato quasi impossibile. I tassi dei mutui sono schizzati alle stelle, così come anche il costo del mattone. Farebbe un mutuo e comprerebbe una casa qua a Napoli? In questo momento come stanno salendo i tassi di interesse, no. Non lo farei. Rispetto a un paio di anni fa, quindi nel periodo post-Covid, abbiamo avuto un incremento del 20-25% del prezzo dell'immobile. Facciamo riferimento a questo immobile, parliamo di un 150 metri quadri, un prezzo di partenza intorno ai 620.000 euro. Ovviamente è una cifra importante. Tasso fisso siamo intorno al 4%, tasso variabile 4,10-4,20, una rata che prima costava intorno ai 1.000 euro, oggi costa intorno ai 1.200 euro. E infatti abbiamo fatto una simulazione di mutuo, guardate. C'è un valore dell'immobile di 300.000 euro, un mutuo da 200.000 euro, una rata di 20 anni, allora abbiamo una rata di 1.223 euro al mese con un tasso variabile. Per una coppia di giovani in questo momento sono rate abbastanza alte. Ma per quale motivo i costi sono saliti così tanto? L'inflazione è alle stelle. Che succede quando aumenta l'inflazione? La BCE aumenta i tassi perché vuole raffreddare l'inflazione, scoraggiare l'accesso al credito e quindi ridurre la massa monetaria e la liquidità. Insomma, la Banca Europea non vuole più erogare prestiti, ma c'è chi ha la soluzione. La situazione è comunque incerta. Il consiglio potrebbe essere fare dei mutui a tasso variabile con cap, che non possono comunque aumentare oltre una certa soglia. Si è comunque tutelati in caso di una crescita ulteriore dell'inflazione. È il vero cigno nero per gli italiani ma anche per il governo, questa inflazione che sta colpendo ogni aspetto della vita del nostro paese. Ne parliamo con Claudio Durigon, senatore della Lega, sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali. È un piacere ritrovare il sociologo Domenico De Masi, peraltro reduce da un incontro cordiale con Lula, il presidente brasiliano che in questi giorni in visita in Italia. Ritroviamo il nostro fiscalista di fiducia Gianluca Timpone. Tanto no. Timpone, le chiedo subito una cosa. Nordi l'altro giorno ha detto che anche affidandosi al miglior pool di commercialisti l'imprenditore rischia comunque di evadere. Quindi anche se vengo da lei con Timpone rischio di evadere le tasse lo stesso. Ma è una realtà semplicemente, sa perché? Non perché un commercialista o un collega è più bravo dell'altro, perché effettivamente la normativa tributaria è talmente complessa che spesso una stessa norma interpretata da 10 professionisti diversi danno dei risultati totalmente opposti. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che non c'è univocità, cioè paradossalmente spesso gli uffici, tra gli uffici dell'amministrazione finanziaria, alcuni vanno in una direzione, altri vanno addirittura nella direzione opposta. Basterebbe, come dire, coordinare. Quindi
ed avere un unico punto di riferimento in modo tale da evitare false interpretazioni. Troppe leggi e confuse, sì, ma anche un problema di interpretazione da parte degli uffici. Poi non esiste che il commercialista bravo è quello che ti fa pagare meno tasse. In teoria, certo, il commercialista bravo è quello che interpreta non tanto a favore del contribuente o dell'amministrazione, ma con equilibrio, utilizzando insomma una parola cara al professor De Masi, la normativa tributaria. Questo equilibrio ci deve essere anche dall'altro lato, equilibrio, ma soprattutto, certo, correttezza, trasparenza e fiducia da parte dell'amministrazione finanziaria. Cioè, davanti ad una fattispecie dove si evince che materialmente il contribuente non ha evaso neanche un euro, l'amministrazione finanziaria dovrebbe mettere da parte eventuali cavilli o eventuali interpretazioni formali per dare ragione al contribuente. Allora, veniamo ai nostri temi, veniamo al caro mutui. Durigon, siamo davanti a tassi alle stelle. Le domando, è immaginabile una richiesta di contributo di solidarietà da parte delle banche, una richiesta di intervento da parte delle banche che magari in questa fase ci hanno guadagnato anche tanto? Beh, noi parliamo del costo del denaro che purtroppo sta avanzando in maniera spropositata per una inflazione che è stata galoppante. Abbiamo dei segnali positivi sull'inflazione negli ultimi giorni, insomma, che ci fanno ben sperare. Purtroppo l'innalzamento ancora della BCE fa sì che questa fase non è ancora terminata e quindi dobbiamo sicuramente dare del respiro in maniera diversa. Cosa si può fare? Sicuramente degli interventi, se continua in questo modo, in finanziaria dobbiamo prevederli, insomma, questo mi sembra più che ovvio e le andremo a valutare, insomma, se continua così. Le chiedo di che natura, perché sono giorni, non più tardi di ieri, il presidente degli industriali Bonomi che diceva bisogna mettere gli imprenditori nelle condizioni di alzare i salari, perché il problema è il potere d'acquisto. Beh, dei credo cittadini. Che è un grande intervento che noi abbiamo fatto, proprio oggi io vengo dal Senato, è stato approvato il decreto legge lavoro, dove voi ricordate tutti quanti che da il 1° maggio fu fatto dal Consiglio dei vari ministri, dove oggi è stato approvato in Senato, che dà già un respiro da luglio in poi di ben 8 punti, insomma, quindi credo che sia davvero un elemento fondamentale. Arriviamo a dare a questi ceti medio-bassi anche 100 euro in più al mese, quindi fa capire che abbiamo constatato che l'emergenza oggi era dare una mano a quegli stipendi che purtroppo non riuscivano ad andare avanti o ad arrivare a fine mese. Certo. De Masi, poco fa Conte diceva che l'inflazione è la vera patrimoniale occulta che sta sulla testa degli italiani. Il tema vero però è che è una patrimoniale che più che aggredire le ricchezze rischia di far precipitare nella povertà milioni di famiglie. Ma è del tutto normale in un regime prevalentemente neoliberista, non ha mai avuto effetti diversi la politica neoliberista, che è totalmente tale. Noi abbiamo un paese che ha un lavoro che è il 20% in più della Germania, un italiano lavora il 20% in più della Germania, guadagna il 20% in meno e la produttività non cresce. Ora, bisogna sapere che la produttività non dipende dai lavoratori, dipende dall'organizzazione del lavoro. E in Italia l'organizzazione del lavoro è tutta in mano al datore di lavoro, mentre in Germania i lavoratori partecipano al consiglio d'amministrazione, in Italia no. Quindi il problema è tutto in mano agli imprenditori. E gli imprenditori, e soprattutto i manager, da 10 anni a questa parte hanno dismesso tutte le attività di formazione. Tutte le aziende avevano splendide scuole di formazione, Castel Gandolfo dell'ENI, Novedrate della IBM, Reis Romoli della Telecom, le hanno chiuse tutte. Certo. Cioè noi abbiamo l'imprenditore e il manager meno formato d'Europa che, pagando sempre di meno il lavoro, l'Italia è l'unico paese dell'Europa che in 30 anni ha visto diminuire i salari. Diminuire. La questione vera, Durigon, è proprio questa, perché legittimando la lettura sociologica di De Masi, però c'è un tema di fondo. In Germania gli stipendi crescono, in Italia sono fermi da 30 anni. Come allora, mai? E si lavora il 20% in meno.
Innanzitutto diciamo che l'inflazione non dipende dal nostro paese, l'inflazione è globale, l'Europa giustamente alza i tassi dal BCE perché è la nostra banca europea, quindi l'inflazione che non è che cade soltanto per le azioni avvenute nel nostro paese, questo ci tengo a dirlo. Credo che noi, ciò che dice anche Bonomi, che leggo, no, che dobbiamo alzare il valore salariale dei redditi fino a 35.000 euro, noi l'abbiamo messo in campo, no? Dal 1 luglio, come poco fa dicevo, abbiamo dato 100 euro in più in busta paga di media, poi chi più chi meno, insomma, secondo quello che va a guadagnare, in più a questi stipendi. Quindi l'azione l'abbiamo fatta anche concretamente. Sarà bene anche rinnovarlo, casomai, durante questa finanziaria prossima, ma intanto abbiamo capito qual è il problema. E oggettivamente credo che se il salario oggi è ancora basso, è anche vero che la contrattazione collettiva nel nostro paese ha dato tanti valori accessori a un salario rispetto a quello che hanno altri paesi. Noi abbiamo avuto una crescita sempre quasi a zero negli ultimi anni, oggettivamente invece altri paesi hanno avuto sempre una crescita al 4 punti percentuali PIL, quindi oggettivamente anche questo ha influito sulla base della crescita degli altri stipendi. Oggettivamente noi oggi stiamo cercando di tagliare quello che è un costo del lavoro eccessivo che fa entrare pochi soldi nelle tasche dei veri lavoratori, quindi su questo stiamo lavorando, abbiamo già messo mano e continueremo a farlo. Allora, Timpone, arrivo tra poco sul taglio del cuneo fiscale, il suo impatto reale, però vorrei restare con lei un momento ancora sul discorso dei tassi dei mutui. Se lei dovesse consigliare a un suo cliente oggi a che formula rivolgersi, il variabile o il fisso, cosa suggerirebbe? Guardi, personalmente il tasso variabile è un tasso che è destinato a crescere. Il tasso fisso attorno al 3,50-4% teoricamente potrebbe essere una buona soluzione, oppure ci sono degli strumenti alternativi, ossia il cosiddetto mutuo con la rata fissa. Che significa? Significa che se anche il tasso di interesse aumenta, tu paghi sempre la stessa cifra, l'unica differenza è che poi, anziché pagare in 15 anni, esatto, si allunga il periodo, però questo ti fa stare un po' più tranquillo. Ma perché? Ma lo fanno le banche? Guardi, in alcuni casi sì, le banche lo fanno, ma poi c'è da dire questo, che siccome questa è una prospettiva non a lunghissimo termine, cioè prima o poi i tassi dovranno ritornare, insomma, ai livelli pre-crisi, per intenderci, no? Quindi paradossalmente potremmo arrivare anche al 5-6%, ma nel momento in cui i tassi poi dovessero, come dire, diminuire, c'è sempre la possibilità di rinegoziare il mutuo, quindi attraverso la cosiddetta surroga. Quindi chi vuole, certo, una sorta di certezza fa per una adesso. O con il cap, cioè massimo una percentuale massima al di là della quale non si può andare, quindi a tasso, come dire, in un certo senso già stabilito, oppure una rata a tasso, a importo variabile. Mi faccia capire una cosa, perché l'estate passata, quando eravamo in piena crisi energetica, si diceva che le compagnie energetiche fanno un sacco di utili e si è arrivati anche alla una norma che tassava i cosiddetti extra profitti. Vale lo stesso discorso adesso con le banche, cioè grazie ai tassi alti ci stanno guadagnando un bel po'? No, le banche ci stanno sicuramente guadagnando. Il problema qual è? Che le banche sono delle aziende private, cioè paradossalmente loro hanno come core business quello di guadagnare. Quindi paradossalmente più sono alti i tassi e maggiore è il loro guadagno, perché fino adesso hanno avuto sostanzialmente dei margini che erano ridottissimi per ciò che riguarda la concessione di prestiti, tant'è vero che si erano spostati sui servizi accessori, sì, motivo per il quale molte banche comunque sono state costrette anche a chiudere una serie di sportelli bancari. Quindi in questo caso, essendo un'azienda privata, non si può, almeno questo, diciamo, non, al momento non è possibile, cioè imporre alle banche di redistribuire oppure di pagare più tasse rispetto, certo, a quello che hanno. Una cosa che si potrebbe fare magari forzarli ad acquisire i cosiddetti crediti incagliati per le ristrutturazioni, questo sì. Allora, De Masi, bisogna chiedere che il conto venga pagato alle banche o fa bene il governo a muoversi in questa riduzione della pressione fiscale sul lavoro per liberare capacità di spesa con un aumento di salario? Ma noi abbiamo una strana, quasi buffa politica economica. Cioè abbiamo una politica economica neoliberista che richiede quindi che lo Stato sia ridotto al minimo come presenza nell'economia, ma quando ci troviamo in difficoltà chiediamo subito soldi allo Stato. Cioè smettiamo la nostra fede neoliberista e diventiamo immediatamente keynesiani. È bellissimo questo. È una capacità di
auto-ristrutturarsi mentalmente è rapidissima. Ecco, per esempio, quando si dice ridurre il cuneo fiscale, significa questo, che l'aumento dei salari non lo fanno i datori di lavoro, ma lo fa lo Stato, perché certo. Ridurre il cuneo fiscale significa ridurre quella aliquota che va allo Stato e con la quale lo certo. Stato dà i servizi ai lavoratori, gli dà la sanità e tutto il resto. Naturalmente lo Stato, riducendo il cuneo fiscale, avrà meno gettito e darà meno servizi. Quindi staremo sempre allo stesso posto. Il datore di lavoro non ci avrà rimesso una lira e intanto avrà fatto anche bella figura. Allora, torneremo a parlarne, però in un flash, Durigon, mi spiega come funzionerà la detassazione delle tredicesime? L'abbiamo letto ieri sui giornali, salutandolo come... Forse una buona notizia. Intanto è una, diciamo, una fase di studio. Ok. Non vorrei una oggi proposta. Lanciare una proposta che funziona semplicemente che questa proposta dice che non si pagano le tasse su quello che è la tredicesima, quindi oppure si paga una percentuale, insomma, stiamo vedendo anche questo. Ecco perché è in fase di studio. Esatto. Si parla del 15%. Così lo Stato esatto. avendo okay. meno soldi farà meno... Meno istruzione, meno sanità. C'è cioè, comunque un vantaggio importantissimo perché applicando il 15% lì. Al lavoratore andrebbe più della metà, nel senso che oggi esatto. l'aliquota media è del 30-33%, quindi anche applicando il 15% okay. il risparmio è consistente, o meglio a favore del lavoratore. Ma il 15% del, sarebbe del per tutti, cioè sia per chi guadagna 25.000 sia fase, per chi guadagna 90.000. Verrà introdotto anche secondo me un limite come è stato fatto perché non sarebbe troppo. Vi ho dedicato troppo poco tempo, per cui vi rinvito nuovamente in studio e torneremo a discutere di queste proposte ma anche di come far fronte all'inflazione. Ci fermiamo, vedo che si sono già collegati con noi il direttore di Repubblica Maurizio Molinari e Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, con loro dopo la pubblicità. Sei minuti dopo le 13, è il momento delle previsioni meteo, Paolo Sottocorona. Eccoci, buongiorno. Anche oggi il tentativo di qualche nuvola di entrare sull'Italia con risultati dal punto di vista delle piogge assolutamente scarsi, per non dire assenti. E quindi la previsione per oggi rispecchia quella dei giorni scorsi. Vedete il grigio di qualche nuvola che riesce a entrare sulle zone alpine in caso qualche debole pioggia, al di là del confine alpino sulla Francia invece ci sono precipitazioni intense. A forza di, come dire, di insistere, qualcosa cambia, perché domani quest'area un po' instabile entra, lascia rapidamente le zone di nord-ovest, ma su quelle centrali, su quelle di nord-est, anche in pianura, qualche fenomeno ce l'aspettiamo, sul confine del Friuli Venezia Giulia anche qualche fenomeno intenso. Poi al centro arriva poco più che qualche nuvola e qualche nuvola, qualche debole precipitazione si presenta anche al sud. Tenete conto che questo cambiamento del tempo, anche se non diciamo epocale, porterà una diminuzione delle temperature piuttosto marcata, piuttosto brusca al nord e al centro, non ancora al sud. Poi arriviamo alla giornata di sabato, in cui questa instabilità è ancora blandamente presente sul versante adriatico, su qualche zona del centro-sud, però tutto torna stabile e a questo punto sabato con calo delle temperature anche al sud, quindi potrebbe essere un fine settimana buono, stabile, ma non troppo caldo. Allora, e una buona notizia. Grazie bene. Paolo Sottocorona. Benvenuti Alessandra Ghisleri, fondatrice e direttrice di Euromedia Research, Maurizio Molinari, direttore di Repubblica. Vorrei affrontare con voi quanto avvenuto ieri, che tutti i giornali giudicano come un incidente di percorso da parte della maggioranza. Molinari, considerando che il decreto lavoro oggi è stato licenziato dal Senato, il fatto che ieri la maggioranza sia andata sotto è una quisquiglia, un banale incidente tecnico o un segnale politico che non a caso è arrivato proprio dal schieramento di Forza Italia? Ma diciamo che Lotito e Damiani hanno detto che avevano un impegno privato e quindi naturalmente l'assenza in aula non abbia una lettura politica. È chiaro che Forza Italia dopo la scomparsa di Berlusconi ha bisogno di una leadership forte, il vero interrogativo è se Tajani sarà in grado
di garantirla, e questo è il punto forte, saranno le prossime settimane a dirlo. Certo, il vertice che in qualche maniera è in corso in questo momento mentre noi ci parliamo, che vede proprio Tajani assieme a Giorgetti, Salvini e alla Presidente del Consiglio discutere sul MES, è un altro importante test di leadership, certo, per Tajani su un tema delicato come il MES, il trattato salva stati, dove ieri Giorgetti ha preso una posizione di rottura rispetto alla Presidente del Consiglio, affermando che per ragioni tecniche il trattato va approvato. Cosa dirà oggi Tajani? Questo è interessante, ma forse, direttore, bisognerebbe capire come dovrà comportarsi Giorgia Meloni, che lunedì era all'Eliseo con Macron per riaprire il dialogo con la Francia. Sul MES pesano di più le antiche battaglie sovraniste dell'attuale Premier o nell'economia interna della maggioranza la ferma contrarietà della Lega ad ammainare quella bandiera? Ma io credo che se noi leggiamo assieme gli incontri a Parigi della Meloni, la trattativa con la CDU per un accordo elettorale popolari conservatori in vista del 2024, il ruolo di Tajani a fianco della Meloni, sono tutte indicazioni che lasciano supporre una posizione più moderata, più europea di Fratelli d'Italia e della Meloni, che dovrebbe portare all'approvazione del MES. Da qui la sorpresa per invece la reazione molto brusca e irritata che la Meloni ha avuto ieri con Giorgetti dopo la presentazione del parere tecnico. Dunque, come è possibile far coincidere tutti questi segnali di fronte a noi di una crescente moderazione della Meloni, quando poi invece su un tema cruciale come il MES improvvisamente torna a sposare, certo, la linea dura? È così, è davvero così difficile per lei staccarsi dalle radici sovraniste di estrema destra, post-fasciste del suo partito? Credo, allora, che questo sia l'interrogativo. È una questione di questo... che rivolgo ad una che studia il mercato del consenso. Alessandra Ghisleri, in questo momento giova di più a Giorgia Meloni una sua completa trasformazione in statista pragmatica che ripone anche le antiche battaglie, o ha bisogno invece di tenere accese anche questioni squisitamente identitarie? Giorgia Meloni, oltre a essere il premier italiano, è anche il leader di un partito, e quindi questo doppio ruolo le attribuisce il dover essere da una parte più moderata, perché non solo è la premier di tutti i cittadini italiani, ma dirige anche e dovrebbe indirizzare anche con decisione anche una coalizione. Dall'altro lato la domanda è: si può permettere di perdere anche quella base così forte e così, che comunque è quella con cui lei è partita ed è quella con cui lei si è staccata da il partito quando era il PDL, dal Popolo della Libertà, quindi è la sua storia oggettivamente non trascurabile. E siccome lei ha la necessità, in questo momento viaggia tra il 28 e il 30%, ha un buon consenso, si è dimostrata molto moderata, come diceva il direttore, e soprattutto piace, perché ancora la sua fiducia è sopra il 40%, quindi vuol dire che la sua strada è quella. Peraltro ha bisogno di Tajani e ha bisogno di Forza Italia, l'abbiamo detto tante volte, proprio per giustificare quella parte sua più, certo, moderata. A proposito, che si contrappone alla Lega. Perché okay, lei non può contrapporsi alla Lega. Allora, a proposito di Forza Italia, dopo la scomparsa di Berlusconi, la stragrande maggioranza dei sondaggi, a partire anche dai suoi, hanno rilevato una significativa crescita di Forza Italia. È una fiammata, diciamo, figlia dell'emotività, della commozione per la morte di Silvio Berlusconi, o c'è qualcosa di più e di diverso? No, sicuramente è una fiammata dedita a quello che è accaduto e anche al pressing mediatico e alle celebrazioni che sono susseguite alla morte di Silvio Berlusconi e che tuttora sono ancora anche in determinate fasi celebrate. Il tema vero è la posizione di Forza Italia, come diceva
il direttore, bisogna vedere assolutamente se Tajani è in grado di tenere, perché al momento è ancora vice premier e non si può avere un partito sull'impronta di un leader come Silvio Berlusconi, ma il partito dovrà modificare statuto, situazioni, perché dovrà dare corpo a ciò che non ha mai fatto, e cioè al valore delle nomine e al valore dei voti, perché noi dobbiamo ricordare che si diventa dirigente ovviamente in determinati modi, ma il partito di Silvio Berlusconi spesso premiava anche situazioni magari prive di voti. Quindi l'importante, certo, per Tajani sarà quello di riuscire a tenere insieme voti, dirigenze e maggioranza. Allora, passiamo all'altro campo, il campo del centro-sinistra, anche se è una parola, lo abbiamo capito poco fa, che a Conte non piace. Direttore Molinari, oggi in Molise Conte e Schlein impegnati in numerosi appuntamenti a sostegno del candidato comune, però non fanno un'iniziativa insieme. È solo un problema di agenda, anche qui un incidente, o questa distanza segnala qualcosa di più, forse una diffidenza da parte di Conte verso il PD di Schlein? No, io direi che il Movimento 5 Stelle non appartiene al centro-sinistra, il Movimento 5 Stelle è un movimento populista che ha le radici nella protesta contro il sistema della democrazia rappresentativa, ha in grillo un ideologo che lo ha forgiato, e Conte che ha guidato due governi di compromesso senza mai rinunciare all'identità di fondo, che ripeto è un'identità populista di questo movimento. Altra cosa sono i progressisti del centro-sinistra, non solamente in Italia ma in tutte le democrazie avanzate, che in qualche maniera includono anche il PD della Schlein, le cui tre priorità, che sono lavoro, giustizia sociale e clima, sì, si riconoscono nelle scelte dei progressisti, dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti alla Germania. Sono due forze che appartengono a campi molto diversi, sinceramente io non vedo elementi di convergenza fra una forza populista e una forza di centrosinistra. Quindi quando Elly Schlein dice divisi non costruiamo un'alternativa alla destra, non fa i conti con la realtà, un'unione in realtà tra così diseguali è impossibile, almeno secondo lei? No, la forza vera della Schlein è la capacità di portare al centro-sinistra elettori nuovi, persone che non hanno votato, su temi come, ripeto, i diritti di genere e soprattutto il clima, che sono temi che gli altri partiti neanche affrontano, neanche discutono. Il tema dei cambiamenti climatici non appartiene alla narrativa, non solamente di Giorgia Meloni o di Salvini, ma neanche di Giuseppe Conte. Quindi questa è la sua vera scommessa. Certo. La scommessa è di portare nel campo dei progressisti elettori che si riconoscono nell'agenda del XXI secolo e non del secolo precedente. Alessandra Ghisleri, dopo la partecipazione sabato di Elly Schlein alla manifestazione dei 5 Stelle, è iniziato un processo di logoramento da parte del pezzi di Stato Maggiore del PD. Questo logoramento si riflette anche nella analisi e nel parere dell'opinione pubblica? Allora, il tema vero riguarda proprio la partecipazione alla manifestazione dello scorso fine settimana di Elly Schlein, alla manifestazione del Movimento 5 Stelle, dove Giuseppe Conte ha messo una bandierina mettendo in difficoltà la leader del PD e mettendo in difficoltà anche gli elettori non della sua parte, coloro che sono andati a votare Bonaccini alle ultime primarie, facendoli sentire parti esclusi. Io penso che da una parte il fatto che loro facciano campagna separata è una maniera intelligente per non sovrapporre i campi e sommare più voti e quindi essere multipli nel quello che è la definizione del campo progressista, come ho sentito che l'ha voluto definire il leader Conte. Allora, a quel punto loro hanno da una parte il Partito Democratico e quindi anche raccogliere l'eredità di coloro che sono dalla parte non di Elly Schlein, sì, e dall'altra la necessità di crescere. Certo è che i dubbi all'interno degli elettorati sono molti. Mentre Conte sta facendo la sua marcia, perché poi alla fine è vero che hanno guadagnato nuovi elettori, soprattutto i più giovani, su tematiche che riguardano l'agenda 2030, possiamo chiamarla, ma tuttavia
ci sono gli elettori vecchi e consolidati che vanno anche coccolati e fidelizzati, e quindi questo è fatto su argomenti che sono cari al Partito Democratico. Chiaro. Grazie, grazie al direttore Molinari, grazie ad Alessandra Ghisleri. Purtroppo il nostro tempo a disposizione è finito. Corriamo in pubblicità. Le 13:25, siamo in ritardo, per cui vi saluto, do la linea al TG, ci vediamo domani come sempre alle 11 in diretta.